Ciao a tutti, mi chiamo Chiara e sono una studentessa nel laboratorio della dottoressa Silvia De Rubeis al Severe Autism Center for Research and Treatment del Mount Sinai Hospital di New York. Qui studiamo la sindrome di DDX3X, che è un disordine raro del neurosviluppo causato da mutazioni genetiche nel gene di DDX3X. Gli individui affetti da questa sindrome possono manifestare ritardi nel neurosviluppo, disabilità intellettiva, disordini dello spettro autistico, deficit motori, ritardi nella crescita e malformazioni cerebrali congenite. La sindrome di DDX3X colpisce prevalentemente bambine e donne, ma anche uomini e bambini possono esserne affetti. La diagnosi della sindrome richiede un test ed una consulenza genetica e al momento oltre 1000 individui nel mondo hanno ricevuto la diagnosi per la sindrome di DDX3X, ma questo numero è considerato essere sottostimato. Nel nostro laboratorio studiamo come le mutazioni nel gene di DDX3X alterano lo sviluppo e la funzione del cervello con l'obiettivo di comprendere i meccanismi che causano la sindrome e individuare potenziali terapie per questa. Se volete saperne di più e sensibilizzare e supportare la ricerca, seguite i link.